Sta sollevando polemiche la decisione dell'amministrazione comunale di installare i parcheggi a pagamento, le strisce blu nell'area della stazione ferroviaria in Viale Crispi. L'associazione Robin Hood ha sollevato insomma, la questione sia da un punto di vista dell'opportunità che della normativa. La normativa prevede, ad eccezione di ZTL, tutta una serie di casistiche che sono legate a monumenti, a zone diciamo, all'interno del centro storico, prevede che ci sia una pari opportunità di parcheggio a pagamento e non a pagamento. Sia l'articolo 7 del codice della strada, poi c'è una direttiva delle infrastrutture e mobilità sostenibile, ma non da ultima come importanza una delibera della Cassazione a sezioni unite che prevede in modo esplicito il divieto di instaurare zone a pagamento senza avere nell'immediatezza delle aree diciamo libere. Poi c'è la questione opportunità perché noi ci troviamo di fronte a una stazione che ormai è un baricentro rispetto all'asse Terramano, dove ci sono una serie di attività, penetterie, venditori di cose diverse, ci sono tre bar, che sono delle attività che non prevedono una lunga sosta degli assandi. In penetteria si entra, si compra il pane e si va via. Poi sono le esigenze dei pendolari che ogni giorno prendono il treno per lavoro e quindi devono parcheggiare l'auto per tanto tempo durante la giornata. Assolutamente, perché noi non ci rendiamo conto, ma molti pendolari sono, diciamo ormai l'orientamento è questo, sono lavoratori interinali e quindi prendono degli stipendi veramente di fame, molti prendono 400-500 euro, cui anche 50 euro che Verna dice non sono nulla, hanno un loro peso nel bilancio della famiglia perché rappresentano quasi il 10% dello stipendio.